Così Pietro Orlandi, allora adesso ci possiamo andare a Berlino in trasferta, Filippo, Marco e Natascia dalla capitale di Germania. Buongiorno, abbiamo avuto qualche problema, spero che riusciamo anche a dialogare. Intanto presentateci la vostra ospite, l'abbiamo conosciuta in intervista nel primo collegamento. Buongiorno allora Roberto, buongiorno all'Italia. Siamo proprio a Berlino, lo vedete anche dalla torre di Alexanderplatz che si vede sullo sfondo, dalla finestra. Che abbiamo portato temporaneamente proprio dalla piazza Beh, qui negli certo, studi insomma, sullo radiofonici. sfondo c'è questa finestra che ci permette di vedere. L'ospite è Christine Kensch, giornalista della Die Welt. Buongiorno Christine. Buongiorno. Intanto Christine, diciamo subito una cosa: lo spread tra i giornali italiani e quelli tedeschi è altissimo. Sì, è vero, l'abbiamo visto oggi, no? Il prezzo della latte, i titoli dei giornali sono molto Cioè, diversi. sui giornali tedeschi oggi che cosa c'è? Cipro, Cipro, solamente Cyprus, Cipro, Cyprus. sì. Sui giornali italiani? Sui giornali italiani Beh, l'avete visto. c'è quello che abbiamo visto nella rassegna stampa, quindi la spaccatura dentro il Movimento 5 Stelle e la lite Alfano annunziata. Quindi è uno spread veramente enorme, caro Vicaretti. Noi siamo qui per 2 giorni per una grande conferenza sulle cose della radio, una conferenza mondiale in cui 1200 delegati parlano di radio da tutto il mondo. Siamo qui soprattutto per rubare le idee degli altri, giusto Ardemagni? Esatto, perché ricordiamo nel mercato radiofonico non esiste il concetto di format, non esiste l'idea di dover pagare per delle idee. Questo, se vogliamo, è anche sbagliato, ma noi ne approfittiamo. Abbiamo Certo, portato a casa ma The quindi Ardemagni Ring. in punizione è un'idea rubata a qualche format tedesco, perché lo vedo in un angolino dietro a tutti. Non sappiamo come metterci per entrare tutti nell'inquadratura. No, ecco il fatto. Esattamente, il fatto che l'Inter non abbia giocato ieri è una posizione più lontana. No, Filippo Solibello stava raccontando il furto che perpetrò 2 anni fa da una. L'anno scorso. Sai che non vi sentiamo più tanto bene, Eccoci, dobbiamo purtroppo avvicinare. Ma oggi, Roberto, oggi vi facciamo così, giusto un saluto da Berlino. Poi c'è questa torre che vedete si sposta. La cosa incredibile a Berlino, la torre di Alexanderplatz non è fissa, è mobile. Io Vedete sapevo che. che girava soltanto la parte superiore, invece è tutto. È tutta No, no. gira, No, è che è Roberto. invidioso della Torre di Pisa, allora vuol far parlare più della Torre di Pisa e quindi È si è resa incredibile. mobile. È incredibile. Domani vi daremo conto di quanto accaduto oggi a Berlino. Soprattutto vi lasciamo con una domanda che giriamo ai telespettatori di Rai News. Orgoglio Europa. Stiamo lanciando questa grande idea, questo grande gioco del Goethe Institute che si chiama Europlist. Qual è l'identità dell'Europa? E allora chiediamo, oggi chiederemo agli amici europei che sono qua a Berlino, qual è il monumento, l'edificio più rappresentativo dell'Europa? Cristina, secondo te, per esempio? L'abbiamo qua, no? Ah, la Certo, torre di torre. Alexanderplatz, dice lei. Io ho scelto il Partenone di Atene. Natascia? Il muro di Berlino per ricordarci da dove nasce l'Europa, cioè dal desiderio di non avere mai più guerre fratricide. Ardemagni? Lo stadio di San Siro, No! senza dubbio, il Meazza, Giuseppe Meazza. Beh, è una. E Cinzia Poli, lo vedete? La Tour Eiffel! La Tour Eiffel, anche se ha in mano il Certo. Duomo di Milano. L'edificio più rappresentativo, lo scrittore, il paese in cui si mangia meglio, insomma, davvero una lista per l'orgoglio europeo che Per passa me è un sul tempo. luogo, per me è un luogo. Io Qual è? avrei pensato, avrei detto anch'io il muro di Berlino come Natascia, quindi quando lei l'ha detto ho dovuto pensare qualcos'altro, se no copiare anche attraverso TV e radio non sta bene. Io direi Piazza della Bastiglia a Parigi. Ah, Ah, beh, bravo, certo. La bello, rivoluzione, la rivoluzione. rivoluzione. Beh, l'illuminismo, la decisione di intraprendere questa grande avventura che ci ha portato fino ad oggi, in qualche modo anche all'Unione Europea. Poi sul piatto, insomma, questo è più complicato. Secondo me è più Allora complicato trovare Federico, il piatto identificativo, in Casablanca suonate la Marsigliese, suonatela! Rosa pan della patria, le sono Viva! Auf Wiedersehen da Ma quindi Berlino! siamo senza vignetta di Cinzia Poli? La possiamo vedere su Facebook però, Cinzia? No, c'è, eccola Ah, qua, eccola c'è, qua. magnifico. Eccola qua. Werder Spiegel, Grillo è l'uomo più pericoloso d'Europa. Qualche giorno in ospedale e già si dimenticano del cavaliere. Giustamente dalla Germania, vignetta che parte dalla Germania. A domani. Auf Wiedersehen. Jutta!